giustizia abbiamo ottenuto un successo straordinario, finalmente siamo arrivati ad una riforma che va nella direzione della tutela degli interessi dei cittadini, un processo equo con accusa e difesa sullo stesso piano, con l'esaltazione del ruolo del giudice terzo, quindi non è assolutamente una riforma che va contro la magistratura, ma che anzi esalta il ruolo del magistrato giudicante. E si va nella direzione della depoliticizzazione anche della magistratura, perché è giusto che i magistrati, come le forze dell'ordine, come le forze armate, siano completamente fuori dalla politica, perché sono servitori dello Stato e non servitori di una parte. Quindi mi pare un risultato molto positivo, ci sono anni che noi ci impegnavamo per questo, abbiamo lavorato fino a stamane per limare parola per parola il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è la dimostrazione che l'impegno che noi profondevamo qualche anno fa non era finalizzato alla persona Berlusconi, ma era finalizzato ad una trasformazione del sistema giudiziario nel nostro Paese, che deve accelerare anche i tempi della giustizia per dare certezza anche agli investitori italiani e stranieri, perché uno dei problemi della crisi di investimento italiani e stranieri, ci sono 1.800 miliardi di euro nelle banche italiane, è proprio questo, l'incertezza del diritto, i tempi lunghi della giustizia penale e civile.